Eccoci ad un nuovo video, io sono la Kate e sono una persona abbastanza spiccia che ama dire le cose così come stanno e darti tutte le possibilità per capire in maniera rapida, veloce, come dire, semplice, soprattutto semplice e poi dopo effettivamente efficace riguardo le leggi universali e soprattutto l'arte della manifestazione. Quindi partiamo subito. È davvero possibile manifestare qualcosa nel giro di 5 minuti? Risposta? Assolutamente sì, è qualcosa che si può fare se si conosce come fare, ne parleremo oggi in tre step, ci sono tre piccoli step che possiamo appunto utilizzare e tutto parte da un video che stavo guardando poco tempo fa di questa signora che sembra Tony Robbins versione femminile, si chiama Andrea Schulman, Andrea qualcosa del genere comunque, ti parlava appunto di questi tre step per come fare manifestare qualcosa, l'ascoltavo perché io parto sempre con la cosa di dire ma figurati se quello che dici ha senso e poi dopo funziona letteralmente. Poi quando sono arrivata alla fine ero tipo: io queste cose le ho già fatte, io già automaticamente le facevo e effettivamente posso confermare che ti cambiano tanto le cose. E se mi seguite da un po', uno di questi tre step l'avete già fatto anche voi. Partiamo proprio da questo, perché in questo video in cui ti vado a parlare di come fare a superare i momenti no, parlerò proprio del primo step che ci serve invece adesso per manifestare. Per cui, cioè, vedete com'è tutto collegato e quindi l'assurdità della cosa, ho detto aspetta, allora mettiamo insieme i pezzi perché colleghiamo tutto quello che abbiamo imparato. Ed effettivamente possiamo manifestare la vita dei nostri sogni. Per cui, se non siete troppo come me dentro il parlare inglese, sentire le cose in un'altra lingua, perché, come dire, vi è più semplice capire in quella lingua che in italiano, se non mi conoscete bene bene, la mia comfort zone è l'inglese e mi trovo bene lì. Quindi, insomma, da lì però prendo tutto un po', come dire, faccio i miei collegamenti perché poi metto insieme le cose da quello che leggo, leggo tanto, e tutte queste cose che poi già sperimento di giorno per giorno e le cose si associano. Prima fra tutte quella di cui parliamo oggi, ovvero come fare a manifestare ciò che desiderate nel giro di 5 minuti. Seriamente 5 minuti, ci sono tre step che adesso vado a parlare, partiamo subito con il numero 1 e sarà davvero un video veloce, rapido, ma molto efficace con un esercizio pratico. Per cui io non sono una che sta tanto a parlare nel lasciare le cose in aria, ma sono appunto molto più sul pezzo e sul ok, adesso facciamo effettivamente le cose, agiamo. Punto numero uno, di cosa si tratta? Come manifestare nel giro di 5 minuti? Il punto numero uno è quello che, se già mi seguite da un po', l'avete già fatto. Si tratta quello di cambiare il proprio setting, ovvero cambiare l'ambiente in cui si sta. Se siete appunto in un momento, come dicevo in questo video, dei momenti no, in cui vi sentite stanchi, sempre a terra, col morale basso, le vostre energie lo sentite, non le avete, siete sempre mogi, sempre giù, avete la tendenza a tenere le spalle verso in avanti, avete proprio anche una postura del corpo che tenere, sapete, le braccia incrociate, avere questa postura, come dire, di vi tengo lontani, è proprio perché non ci sentiamo bene dove stiamo. Quindi uno dei primi suggerimenti è proprio quello di uscire. Il mio suggerimento nel video era quello proprio di andare fuori, perché andare in natura ci dà tutto quello che ci manca, perché ci ricorda come lei è lì per supportarci, è lì per noi. Quando vi dico che le leggi universali fanno questo, ma soprattutto che il ciclo lunare è una guida, ed è una guida che non ci giudicherà mai, bla bla bla, tutte queste cose di cui appunto già oramai sapete tutto. Per cui il primo punto è proprio quello di cambiare setting, andare in un setting che vi fa stare bene, in cui vi sentite a vostro agio, in cui vi sentite di essere tranquilli, sereni, in questo senso di pace che vi dà pace. Quindi, esempio, se siete in casa potete cambiare setting e andare sotto la doccia e rilassarvi lì, o fare una vasca, oppure distendervi sul divano, base, base, base. Altra cosa è quella appunto che potete andare fuori, farvi una passeggiata, cambiare scenario, proprio la cosa di cambiare totalmente. Se siete invece in ufficio, al lavoro e siete vestiti bene, insomma, tutti a puntino, provate ad andare a casa, quando andate a casa, a mettervi proprio comodi e fate caso che quando cambiate abbigliamento e siete proprio in un vestiario un po' più baggy, un po' più casual, molto comodo, eccetera, vi sentite meglio. Avete proprio quel sentore, qua si parla proprio di sentimenti, di andare a capire, ok, come mi sento, come mi fa sentire questa cosa. Per cui cambiate setting, andate in un setting che vi faccia stare bene. Nel mio caso, casa mia mi fa stare molto molto bene, ed esempio che ho fatto quando ero via quest'estate, è stato un caos di varie cose, eppure quando sono tornata a casa, che è un po' il mio luogo sacro perché mi piace molto per come l'ho addobbata, sono tornata a stare nel mio, ad essere molto più serena. Quindi questo è il punto numero uno, numero uno. Passiamo dopo al punto numero due. Il punto numero due per poter manifestare tutto quello che volete nel giro di 5 minuti è quello di, ok, sono nella mia zona di comfort, sono nel mio posto del cuore, nel mio posto in cui mi fa stare bene, ho cambiato scenario, quindi mi sento a mio agio adesso, eccetera. Il punto numero due è semplicemente quello di dirlo.
dirlo. E per quanto possa sembrare strano, potete dirlo ad alta voce, potete scriverlo, parlare fra voi e voi, quindi è una cosa che si fa, si chiama proprio, è una metodologia di self-talk, quindi vado a parlare con me stesso, quindi o lo parlate a voce alta, o lo parlate dentro di voi in un clima comunque di serenità, con calma, tranquillità, oppure lo scrivete. Scrivere aiuta sempre moltissimo a, come dire, mettere su carta quello che davvero pensiamo. Quindi affermate e dite come vi sentite. Ok, adesso che vi siete sdraiati sul divano, piedi e gambe all'insù, siete comodi, siete in un vestiario appunto casual che vi fa proprio sentire rilassati, ditelo. Dite ok, adesso sto molto meglio, mi sento in pace con me stesso, sono più rilassato, sono più felice, sono più tranquillo, sono più sereno. Ditelo, questo è proprio il punto numero due. Sembra una banalità, ma non lo è. Adesso arriviamo al punto numero tre, che quello è la cosa in cui io ho detto ah, prima di arrivare al punto numero 10, non ho mai detto questa cosa qua sul canale, ma mi raccomando, qua sopra potete iscrivervi alla newsletter ed è fondamentale perché sarete sempre aggiornati su tutte queste cose un po' che faccio e sarà proprio un percorso che vi potrà permettere di conoscervi meglio, perché lì sulla newsletter ho il tempo ma più materiale di raccontarvi la mia storia, di come sono cambiata dall'essere proprio in crisi quasi tutti i giorni, in cui non facevo altro che incolpare me stessa, non stavo mai bene, relazioni tossiche, vivevo proprio in un continuo loop tossico e sono arrivata a fare la vita dei miei sogni. La vita ancora ci sto lavorando, ma più che altro avere il lavoro dei miei sogni che l'ho creato da zero e stare molto meglio anche fisicamente. Per cui, insomma, questo lo potete trovare se vi iscrivete alla newsletter, in cui avete proprio tutti gli aggiornamenti e sarà molto carina. E detto questo, arrivo subito adesso a quello che lo so che volete sapere. Il punto numero 3 è un mix di qualcosa che già facevo e di cui vi ho già raccontato in un altro video, quello per quanto riguarda le intenzioni e usare la gratitudine, il metodo base per come usare la gratitudine. Ma aggiunto qui fa un quid in più, quindi cosa dobbiamo fare? Il punto numero 3, dopo il numero 1 e il numero 2 che abbiamo appena detto, è quello di focalizzarci, prenderci il nostro tempo e definire tre cose per cui siamo grati. E il trucco, che già vi avevo un mezzo svelato e da quando ho visto il video di lei ho detto ah, vedi che io l'avevo detto in un'altra maniera, ma ci sta, il trucco è quello di essere il più descrittivi e il più precisi possibile nel descrivere le cose di cui siete grati. Il concetto è proprio quello di riuscire a trovare il perché, quindi se io sono grato perché ho passato del tempo aperitivo felice con gli amici, se il mio gatto mi lascia sempre felice quando mi viene incontro quando entro in casa, tutte queste cose dovete arrivare al perché, a definire perché vi fanno star bene, perché siete grati di queste cose. E il fatto è che succede proprio così, e non l'ho visto solo dal video ma l'ho letto anche in un altro libro, avevo collegato questa cosa, praticamente succede questo, che quando andiamo proprio a interrogarci su il perché sono grato di questa cosa e vado sempre di più nel profondo a dire ok, ma perché, ma perché lo scrivo, lo posso dire ad alta voce, lo posso dire fra me e me, succede che piano piano iniziamo a sentirlo, a viverla questa cosa, a sentire proprio l'emozione che anche esce tramite lacrime dai nostri occhi. E questa è una cosa che io definisco sempre come quel piangere ma di gioia. Quindi questi pianti felici sono dei pianti che in un altro libro che ho anche qua dietro, che adesso vi prendo, che si chiama questo, che si chiama, non posso dirlo, Like a Goddess di Alexandra Roxo, e praticamente racconta appunto come anche lei ogni settimana ha questa cosa di dire ok, io piango di gioia, piango di felicità, perché questo fa proprio scattare l'emozione ed è il secondo punto per quanto riguarda l'equazione e la sintesi del manifestare. Per cui abbiamo avuto come prima cosa, ok, agisco. Punto numero uno, agisco, cambio scenario, vado in un posto che mi faccia sentire bene. Punto numero due, lo dico, quindi lo penso, lo affermo, lo memorizzo anche nella mia mente. Dico ok, che cos'è che mi fa stare bene? Punto numero tre è quello, ok, ringrazio, dico ok, sono grato per queste cose, ma vado ad indagare perché sempre di più. E questo entrare dentro i momenti e i motivi per il quale sto bene mi vanno proprio a definire ok, sento sempre di più questa cosa, entro in connessione con le mie emozioni e le lacrime vedrete che scaturiscono da sé e sono però lacrime di gioia. Quindi riuscire a trasportare le emozioni anche tramite questo rilascio fa sì che poi dopo tornerete in una fase di manifestazione, perché tutto quello che avete detto vi ritorna contro, quindi riuscite ad elevarvi a delle certe vibrazioni che sono più alte, perché siete in questa vibrazione che è di gratitudine, di gioia, di amore, perché quando sentite proprio queste lacrime di gioia siete felici. E questa felicità la state proprio provando, ma la state anche proprio buttando fuori. Per cui poi noterete che nei giorni a seguire questo rilascio porterà verso di voi invece qualcosa che avete richiesto,
Quindi vedete come tutto questo diventa una tecnica davvero valida per poter manifestare ciò che volete, perché si basa tutto su una prima cosa, che è quella del ringraziare e dell'essere consapevoli e dell'agire. Tutto questo ovviamente fa parte della manifestazione, che è qualcosa di davvero stupendo, non è un qualcosa soprattutto che, ok, lo faccio una volta e poi è finito. No, è un qualcosa che ci si vive, diventa lui stesso uno stile di vita. E quando parlo di un lifestyle mistico è proprio questo, vivere tutti i giorni manifestando. Non è una cosa che succede un giorno o due, è sempre così. Quindi proprio cambiare il proprio mindset, il proprio stile di vita è niente, è così. Se hai dei dubbi, delle domande, delle questioni, se anche tu hai mai provato questa cosa, scrivimelo qua sotto e io ti risponderò molto volentieri perché adoro YouTube. E niente, ci vediamo alla prossima e per questo ho detto tutto. E se hai curiosità e vuoi sapere qualche altro libro che consiglio, a parte questo di lei, ti lascio qua sotto il link alla biblioteca Wilders, che aggiorno sempre con i libri che consiglio perché, te lo dicevo all'inizio, io leggo tanto. E per cui se vuoi avere dei consigli su come fare la tua crescita e ti piace leggere, questi sono i miei consigli. E niente, ho finito e l'Arietta di oggi dice adios.